sera ravvicinata, ti costringono anche per gli infortunati che hai avuto l'altra sera di fare un discorso particolare per la formazione di dopodomani. Sì, dell'ultima partita non possiamo prendere tra convocati a Catalani e a Piccolo. Torna Ceccarelli, che è stato squalificato. E Catalani ha un piccolo infortunio per 2-3 settimane, aspettiamo, che può essere, o un mese può essere pronto per giocare. Piccolo, vediamo e proviamo di farlo pronto per la prossima partita. Non è solamente una contrattura, un crampo che ha avuto, e per questo siamo tutti convinti che può essere pronto per la prossima partita. Però, come io dico sempre, sono tanti giocatori nella squadra, adesso vengono altri che possono avere la possibilità di giocare. E sono 21 giocatori che sono convocati, e sono sicurissimo che daranno tutto nella partita per prendere 3 punti di Pescara. A Pescara servirà qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto contro il Latino? Secondo te comunque la traccia deve essere sempre quella, con gli opportuni aggiustamenti? Ma sarà una partita un poco diversa, perché si parla tanto delle squadre che vengono qui a difendere. Però io penso che noi facciamo tanto spingere nella partita che non possono uscire, no? Perché vogliono giocare così, sino, noi giochiamo con tanta pressione che gli altri non possono uscire. Dopo anche abbiamo giocato partite contro Perugia, contro Catania, che sono le squadre che giocano un poco diversamente, lo abbiamo utilizzato, abbiamo questo modulo di gioco di altri, lo abbiamo fatto a nostro favore. E le squadre, non dico piccole perché non sono piccole, perché Latina è una squadra seria, una squadra di tanti giocatori buoni, però viene qui un poco insicura e è soddisfatta con un punto, e per questo giocano così. Però in Pescara troviamo una squadra che penso che difensivamente, adesso l'ultima partita contro Bari ha fatto benissimo, e dopo quando dà un poco di spazio possono avere problemi. Per questo noi adatteremo la nostra squadra alla partita e aspettiamo dare tutto e aspettiamo prendere tutto. Sì, però penso che con Gianetti, Catelani e Scitum, che sono fuori adesso, però penso che con Gianetti ci siamo due giocatori validi per questo sistema di gioco, e non sarà un problema per noi, perché penso che Gianetti già nella partita in casa, che si vede che le manca un poco di velocità, le mancano 10-20 centimetri per arrivare prima di difensore, però c'è una gran voglia, una gran disposizione di farlo bene, e per questo dobbiamo avere pazienza con lui, sono convintissimo che farà bene. Quindi ci sotti Gianetti è probabile o potrebbe essere Schiattarella insieme a lui? Sono due possibilità che variamo, Gianetti con Cissotti o Gianetti con Schiattarella, però dobbiamo aspettare, voglio vedere ancora più a Pescara, che ho visto la partita del Carpi, ho visto la partita dei Vari, però voglio vedere ancora un poco di più di Pescara in casa, giocando in casa, e dopo decideremo domani. Questa risoluzione o anche Vari potrà partire dall'inizio? Sicuramente inizierà Gianetti, però devo dire che con Ebauer posso dire che sono contento come è entrato, anche Ardemagni dopo tempo senza giocare,
sono giocatori importanti, come ho detto dopo la partita contro Livorno, questi giocatori possono essere importanti per la squadra. Penso che hanno capito quale è la strada giusta, e perché io non posso andare tre strade, posso andare solamente una. Si vogliono prendere questa, no, loro tutti sono benvenuti, tutti. Soddisfatto di migliore come capitano, come inciderà i cercanelli? Ma soddisfatto con migliore come capitano, come uomo, come giocatore, come vuole, è un professionista impressionante, impressionante. Per questo giocatori così sono pochi, pochissimi. Per questo sono molto contento di aver fatto migliore capitano, anche Piccolo era un'opzione, che anche lui è un giocatore che fa il gruppo, gioca, un giocatore esperto, un giocatore che aiuta i giovani, e così è migliore, però migliore sta facendo benissimo tutto il campionato, spero che siga così. Ecco, in questo campionato c'è veramente, tu l'hai colta dall'inizio perché è un tuo modo proprio di pensare al gioco del calcio, no? L'applicazione continua, il fatto di giocare sempre con questa grinta. Il mister Baroni l'ha messa in pratica questa cosa a Bari, lui dice a fine partito, ho fatto giocare qualche giovane oggi per dare un esempio a quelli magari più esperti che forse non stavano interpretando al meglio questa categoria. A Bari ha visto questo, visto che l'hai già vista la partita di Bari? Sì, l'ho visto, sì. Sì, hanno giocato con, penso che si chiama Sova, che è 94, un giocatore africano, molto veloce, molto buono. Dopo la destra gioca un ragazzo 93, numero 7, non so il nome, Politano, che è un bravo giocatore, un attaccante molto veloce. Ma questo è importante, in una squadra tutti devono capire che sono parte di una squadra, si sono giovani, esperti, si prendono pochi o tanti soldi, la responsabilità è più grande dei giocatori che sono esperti, no? Però nel campo dobbiamo dare tutti il massimo, e per questo si è visto una squadra con molta voglia, con molta grinta, che non hanno vinto la partita perché calcio così, però potevano vincere perfettamente in Bari. Per questo dobbiamo rispettare, come in tutte le partite, però dobbiamo rispettare questa squadra che gioca in casa, che qualcuna partita ha vinto in casa e ha vinto con Trentella 4-0. Per questo dobbiamo essere molto preparati per questa partita. Penso che lo siamo. Sì, noi varieremo la nostra forma di giocare, non sta dando buoni risultati, e anche contro 4-3-3 abbiamo giocato adesso contro Livorno, adesso ci abbiamo giocato bene, abbiamo difensivamente non abbiamo avuto tanti problemi, offensivamente siamo stati pericolosi, per questo non cambieremo. È importante che i nostri ragazzi interpretano il nostro sistema correttamente, e dopo sempre la nostra squadra si può difensivamente adattare un po' all'avversario, però offensivamente facciamo lo nostro. E quali ragazzi della primavera porti con te? Ceccheroni e Nura. Due portieri, viene Cicizzola e vengono due portieri giovani con noi, perché Timothy sta squalificato, una cosa dell'anno scorso, e per questo sono tutti le maglie per il palo, stiamo aspettando il comunicato ufficiale, non chi potrebbe essere squalificato, quando hanno tolto la maglia da gioco di una maglia del palo, ma sotto la chiesa. Sì. E vengono Nura Ceccheroni e due portieri giovani, siamo 22 convocati.